Nel raggiro del finto parente, i truffatori si presentano al telefono come un figlio, un nipote della vittima, un dipendente delle poste o come polizia e carabinieri. Servono subito soldi in contanti oppure gioielli in pegno, perché al parente è successo qualcosa di grave e bisogna rimediare. Le scuse più frequenti: un incidente da ripagare, una malattia da curare, un arresto da evitare per multe o tasse non pagate. Alla fine, un complice passa a casa a ritirare soldi e gioielli. Fanno dei controlli preventivi in determinate zone per vedere se ci sono degli anziani che vivono da soli. Come ci si può difendere? Essere diffidenti. Questo significa non credere alle persone che telefonano a casa fingendosi un familiare o un direttore delle poste o un sedicente avvocato e che fanno delle richieste esplicite di somme di denaro, poiché è assolutamente impossibile che un direttore delle poste o un avvocato faccia una richiesta del genere ad una persona a telefono. Quindi nel caso ci si accorga proprio alla fine che in casa c'è entrato un truffatore, qual è il miglior comportamento da attuare? Non farsi prendere dal panico e lasciarlo andare, quindi non far capire al truffatore che ci siamo accorti di ciò che sta accadendo e poi una volta via chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Allora vale la pena ricordarlo, lo dicevamo prima, lo ripeto anche ora, sono cose che capitano letteralmente a tutti, anzi conviene chiamarle con il loro nome, queste sono truffe, fra l'altro punibili con la reclusione, credo, fino a 5 anni, adesso cerco di fare mente locale, ma credo fino a 5 anni, e quelle che le mettono in atto, va detto, sono dei gran bastardi, una madre ce l'avrete anche voi, mi domando se capitasse a vostra madre una cosa del genere, se la pensereste ancora come adesso. Comunque questo detto, per dimostrarvi che riguardano realmente tutti, con Lucia Loffredo abbiamo cercato di capire quante persone ogni giorno vengono truffate? Sì, abbiamo i dati che ci ha fornito la polizia insieme al Ministero dell'Interno. Nel 2022 il totale degli anziani truffati è di oltre 25.000. C'è una fascia tra i 65 e i 70 anni che supera le 8.000 persone. Quali sono i luoghi più frequenti? L'abbiamo visto anche nel servizio. Sono le strade, sono le abitazioni. La truffa più diffusa, Federico, purtroppo è del parente coinvolto in un incidente, in un problema, e l'uso anche dei falsi tesserini sanitari. Si è diffusa moltissimo durante il periodo del Covid. Le regioni più colpite sono anche quelle con più persone più ricche, la Lombardia e il Lazio e anche la Campania. Allora, lo abbiamo sentito prima, fra l'altro, una truffa che in questo momento va per la maggiore è quella del finto postino. Si fa spesso il nome di Poste, dovete ricordarvelo bene, il postino non vi chiede mai soldi, per nessun motivo, non ha ragione di chiedervi dei soldi il postino. Anche per questo Poste Italiane ci ha scritto e ci teneva che vi informassimo di una serie di cose. Allora, intanto, in nessun caso Poste telefona ai cittadini, nessun dipendente è autorizzato a chiedere soldi, nessun impiegato di Poste chiede mai dei dati personali, li hanno già se avete un conto corrente con loro, non hanno bisogno di chiederveli ancora, tantomeno e soprattutto i codici bancari e delle carte di credito. Quindi se qualcuno si presenta come un dipendente di Poste e vi chiede qualcosa di questo genere, sappiate che siete davanti a un truffatore. E poi ricordatevi una cosa: ogni quartiere c'era il suo ufficio postale, alle brutte, se avete un'incertezza, chiamate l'ufficio postale, vi sapranno spiegare tutto per filo e per segno. Questo detto, invece, vi facciamo vedere un'altra truffa davvero molto ben ingegnata e poi andiamo a presentare gli ospiti in studio. Vi faccio vedere una foto, perché potreste averla ricevuta sul telefonino in questi giorni. È un volantino, sarebbe stato appeso fuori da alcune case, soprattutto nella zona di Taranto, ma insomma gira un po' in tutta Italia. L'intestazione del Ministero dell'Interno, cosa dice il volantino? Nei prossimi giorni la polizia farà dei controlli sulle effettive residenze, vengono a vedere che effettivamente chi dichiara di vivere in un appartamento ci sta, quindi apritegli. L'idea è quella che, siccome la polizia non avverte di certo con un volantino quando viene a fare certe ispezioni, è che i truffatori cerchino di sensibilizzarvi ad aprirli, a spacciarsi per dei funzionari di polizia e in questo modo truffarvi. Siccome però c'è una truffa nella truffa, cerchiamo di farcela spiegare bene e ci colleghiamo con il vicequestore di Roma, Marco San Giovanni. Buongiorno, dottor San Giovanni. Buongiorno a lei. Buongiorno. E ai nostri ascoltatori. Allora, intanto grazie per il tempo che ci dedicate, insomma, perché avrete sicuramente cose infinitamente più importanti da fare, però voglio chiederglielo intanto. Vogliamo confermare che questo volantino non può in nessun modo essere un volantino del Ministero dell'Interno e soprattutto capire quanto sta girando? Beh, certo, direi che è abbastanza ovvia la conferma, peraltro si tratta di un falso decisamente grossolano, ma insomma poi non è tanto questo il punto, perché volendo potrebbe essere anche
architettato in una maniera un attimino più precisa, ma ciò non toglie chiaramente la finalità truffaldina. In realtà una forma di, diciamo, di questo tipo era già emersa qualche anno fa, quindi è un meccanismo che si replica e peraltro viene anche ulteriormente alimentato col tam-tam, se vogliamo, dei social, creando un attimino più di allarme, allarme che però può essere anche, come dire, un modo per mettere in guardia le persone, grazie anche ai servizi molto puntuali, precisi e devo dire dettagliati, come quello che avete fatto poc'anzi. Insomma, io mi auguro che anche tutte le persone che rischiano di cadere in queste trappole possano un attimino capire quali sono i segnali più utili per poter mettersi in allerta, appunto, non poi e rendere la vita il più difficile possibile a questi truffatori. Dottor San Giovanni, prima di congedarla le faccio un'altra domanda, do abbastanza per scontato la risposta, ma è sempre meglio puntualizzarlo. Volantino a parte, se un funzionario di polizia o di un qualunque altro corpo si presenta alla porta per un controllo di qualunque genere, come facciamo a identificarlo come tale? Guardi, è difficile in questo caso dare una risposta certa, perché è chiaro che ci può capitare inevitabilmente di recarci presso delle private abitazioni per qualsivoglia motivo, anche per una semplice notifica. È giusto diffidare, è giusto chiedere un tesserino, noi sappiamo che chi abbiamo di fronte può lecitamente dubitare e quindi siamo in grado di fornire tutte le prove possibili e immaginabili, compresa la presenza di personale in divisa o di una macchina con la scritta polizia sotto il portone, per poter far comprendere questa, diciamo, certo, questa situazione. Comunque. La ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. Grazie davvero. Grazie, grazie a voi. Allora, andiamo invece adesso a presentare i nostri ospiti, li abbiamo fatti attendere un pochino. Saluto e do il bentornato al generale della Guardia di Finanza, Umberto Rapetto. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, generale. E a un caro e vecchio amico di Mimanda Rai 3, presidente dell'Unione Italiana Consumatori, Massimiliano Dona. Buongiorno Massimiliano e bentornato. Federico, buongiorno a tutti. Allora, parto dal generale Rapetto perché di certo la parte del leone la faceva la truffa del finto postino o del finto parente, no? Per costringere l'anziano in qualche modo a interfacciarsi con un parente che poi non è tale, ma siamo portati a credergli. Però immagino che queste persone nei giorni precedenti facciano dei controlli, dei sopralluoghi, cerchino informazioni sulle persone da truffare. C'è un modo per vederli arrivare, per capire che si stanno preparando? O no, sono così scaltri? Sono quasi invisibili, hanno la capacità di avvicinare quella che è destinata ad essere la vittima con tutto il garbo del mondo, magari interloquendo con i soggetti con cui prima la persona stava conversando, magari fermandola a 100 metri dopo, dicendo: lei è la signora Marisa? No, io mi chiamo Giovanna. Ah, mi scusi, guardi, l'ho scambiata per una persona che conoscevo. Il giorno dopo, se uno si presenta come l'amico della Giovanna e dice: ma ho visto che ieri vi avete parlato, anzi mi ha detto proprio di venire a parlare con lei. Accidenti, a Giovanna è vero, ho visto, si ricorda, lei era vestita con quell'abito. Tutti elementi che appartengono ad un'arte che è quella dell'ingegneria sociale, si chiama social engineering, è la capacità di guadagnare fiducia nei confronti di una persona totalmente sconosciuta, fornendo una serie di informazioni che quel determinato soggetto è convinto siano di sua proprietà. Quindi come fa a sapere che stavo parlando con la signora Giovanna e che avevo quella borsa oppure quel paltò? E no, allora questo quindi mi conosce, quindi sa è che abbiamo quartiere. È uno che del quartiere, ma soprattutto potrebbe essere una persona di fiducia, perché sa troppe cose importanti che mi possono dare una certa serenità. La cosa forte di questi soggetti è che agiscono alternando, quasi fosse un cocktail, riescono a dosare la quiete, la serenità, la tranquillità che consente l'aggancio, per poi girare questo interruttore, non tanto aggressivi, ma mettere fretta, far capire che soltanto se c'è una risposta pronta si evita un fastidio ulteriore. Allora, fra poco ve lo preannuncio, vi faremo sentire una registrazione terrificante, che è proprio questo, cioè il momento in cui l'anziano è stato preso in trappola, una registrazione originale, un'intercettazione, ve la facciamo sentire fra poco, restate con noi perché vale la pena di ascoltarla. Vado però da Massimiliano Dona, perché in questa equazione c'è il truffatore, c'è il truffato che è quasi sempre un anziano, e poi c'è un terzo elemento, cioè noi, che dobbiamo proteggere i nostri nonni, i nostri genitori. Ci sale una rabbia tremenda quando sentiamo cose di questo genere. Che possiamo fare concretamente per proteggerli? Perché non possiamo essere sempre là. Quindi? Attiviamo, Federico, i nostri superpoteri, perché il truffatore non si presenta come tale. Noi lo immaginiamo malvestito, che ci spia da dietro un angolo, che ha fretta a sua volta per evitare di essere intercettato. Ed invece le truffe moderne sono fatte di grande calma,
proprio uno dei superpoteri che io evoco nel consumatore, no? Tutti ci vogliono mettere fretta e il truffatore è calmo, è lì, studia, assume informazioni su di noi che ci possono sembrare secondarie, ma che invece poi sono molto importanti per stringerci il cappio al collo. Quindi anche noi dobbiamo essere calmi nel rispondere, non farci mettere fretta. Noi dobbiamo essere calmi nel rispondere, noi dobbiamo prenderci cura dei nostri dati, anche quelli insignificanti. Spesso il truffatore entra qualche giorno prima di far scattare la truffa nell'androne condominiale, dove trova della corrispondenza indirizzata alle diverse famiglie. Da lì capisce molte cose, conosce qual è il nostro gestore telefonico, quello di energia, il nostro nome, il nostro cognome. Se ruba questa corrispondenza, è un reato gravissimo, ma lo fanno, sa il nostro codice fiscale, sa tantissime informazioni, sa il nostro numero di cellulare scritto sulla bolletta. Evidentemente arrivare con tutte queste informazioni lo rende credibile. E noi ci affidiamo, perché non è più il passante che ci ferma con una scusa banale, ma è qualcuno che fa credere di sapere di noi. Basta osservarci, tutti noi seminiamo sul nostro percorso delle mollichine, delle briciole, sono i nostri dati e le nostre informazioni. Pensiamo anche a cose che ci sembrano innocue, un call center che ci chiama e magari ci ruba in quel modo delle informazioni. Oggi il truffatore, forse lo hanno imparato durante il Covid, prima di presentarsi si fa precedere da altri segnali. Nel mondo dei call center, ne abbiamo parlato spesso, Federico, arriva una telefonata che ci avvisa che stiamo spendendo troppo e soltanto nel pomeriggio una seconda che ci dice che possiamo risparmiare. Guarda caso. I primi sanno che abbiamo richiesto un intervento tecnico, i secondi sembrano essere risolutivi. Il primo fa una telefonata avvertendo che c'è stato un incidente a un nostro familiare e il secondo truffatore interviene successivamente. Ecco, fate attenzione a questo, considerando che dietro le truffe non c'è un singolo improvvisato, ma un'organizzazione che fa di tutto per farci cadere nella trappola. Allora, insieme a Lucio Loffredo, con la collaborazione di Confartigianato e anche della Polizia di Stato, abbiamo elaborato un piccolo vademecum di regole da seguire in questi casi. Consigli tutto sommato abbastanza chiari. Allora, quando siamo in strada, come vedete, dobbiamo fare attenzione soprattutto quando siamo vicino al bancomat o all'uscita della banca, perché è quel momento in cui magari qualcuno ben vestito, lo abbiamo visto, si spaccia per dipendente della banca. Guardi, abbiamo trovato le banconote false nel bancomat, le do quelle vere. Quando siamo online, non cliccare mai su link o anche attraverso gli SMS, perché anche se arrivano dalla banca possono essersi infilati nel nostro telefono. A casa non aprire la porta a sconosciuti, non fare entrare mai sconosciuti nemmeno in divisa. Enti e banche, poi dovete ricordarvelo, non inviano mai delle persone a domicilio, non ne hanno assolutamente motivo. E poi ricordatevelo, la banca, la posta, la questura non hanno bisogno di chiedervi dati, perché già lì